Thank you, Johnny. It's good to see all of you folks there. Grazie Johnny, è molto bello vedervi tutti. This is a little bit different for us today. We're teaching like this, but you know, the Lord's given provision through the use of computers and. È molto diverso per noi naturalmente insegnare così, però ringraziamo il Signore per come Lui provvede attraverso questi mezzi. In a sense, I see that the Lord is even preparing the church for different times that we're living in. In qualche modo penso che il Signore stia preparando la sua Chiesa, è un anticipo per quello che vivremo nel futuro, incontri del genere. E mentre capisco e so che l'Italia e anche la Spagna sono stati colpiti severamente attraverso questo virus, il Signore comunque è in controllo. Io so che il Signore è presente, regna. Io ho molte persone qui in America che mi chiedono dove è Dio in questo virus. E la mia risposta è che Dio è proprio in mezzo al virus, è Lui che ci sta aiutando ad attraversare questo periodo. E come credenti nel Signore Gesù Cristo non possiamo permettere al virus di controllarci, naturalmente la fede deve predominare. Anni fa c'era un guru che gli è stato posto una domanda: qual è la domanda più frequente che ti pongono a te come uomo di saggezza? La domanda più frequente ricevuta da questo guru riguardava la paura, perché le persone soffrono di paura, hanno molta paura nella vita. People feared losing their health, people feared losing their wealth, and people feared losing their loved ones. Le persone temono riguardo tante questioni, la salute, venir meno nella salute, perdere la casa, perdere il lavoro, la morte di un parente, eccetera. And even with Christian folks, I have some that are in fear that their husband or their wife who's not walking with the Lord, doesn't know the Lord, is not going to be with them in eternity. E anche con credenti. C'erano credenti, matrimoni misti, cioè mogli credenti che temevano, avevano paura per i loro mariti, che mariti morivano e non andrebbero con loro in paradiso, e viceversa, mariti che temevano per l'eternità della propria moglie. We have parents who fear whether their children are going to become Christians or not and walk with the Lord. Abbiamo genitori che temono per la salvezza. Sono preoccupati, vivono la preoccupazione della salvezza dei loro figli. So in this discussion of anxiety today, we need to understand what is anxiety. Anxiety is worrying about something that could possibly happen. E perciò noi vogliamo affrontare l'ansia collegata alla paura stasera e vogliamo capire che cos'è l'ansia. L'ansia fa riferimento a o è collegata alla preoccupazione per qualcosa che può accadere, la preoccupazione per qualcosa che può accadere. Stiamo parlando di qualcosa di ipotetico, qualcosa che può accadere, non è la realtà, ma può accadere. And so if I can talk about anxiety, I would say anxiety is the fear that proceeds from a heart that distrusts God. E se possiamo dare una definizione all'ansia, potremmo dire l'ansia deriva riguarda la paura che deriva dal cuore
che non si affida al Signore, non si fida del Signore. È un cuore incredulo, non si fida della potenza e della provvidenza del Signore. Quando noi incominciamo ad avere paura, il nostro cuore sta esprimendo queste verità. In January, at the end of January, I was in the Ukraine, and I get a call that my wife is very sick, and I had to come home. I had 17 more days of ministry in Eastern Europe. Alla fine di gennaio ero nell'Ucraina per ministero e ricevo una telefonata da casa dicendomi che mia moglie si era ammalata improvvisamente, dovevo tornare a casa. Avevo ancora 17 giorni di ministero davanti a me, ma dovevo tornare a casa. And so for the time for me to change flights and get back, I had no idea of what was happening. E potete immaginare il tempo di tornare a casa dall'Ucraina, cambiare voli, eccetera. Io non sapevo cosa mi aspettava arrivando a casa. Naturalmente ero preoccupato per mia moglie e per la sua salute. Io sono tornato a casa e a mia sorpresa abbiamo affrontato non solo la salute di mia moglie, la questione, ma addirittura subito dopo il coronavirus a casa. In God's providence, he brought me home early to take care of my wife, and by the way, she's doing okay now. Nella provvidenza di Dio, il Signore mi ha riportato a casa, mia moglie sta bene, non ha sofferto del virus, c'era un altro problema, però sono rientrato a casa proprio nel tempo prima che il virus ha colpito il mondo. We don't always understand the providences of God, but we know he's about doing his work. Non capiamo sempre la provvidenza di Dio, ma sappiamo che Lui è sempre all'opera secondo la sua provvidenza. Voglio solo a questo momento fare una piccola parentesi per dire che c'è una sorta di preoccupazione pia, se vogliamo, che il Signore riconosce ed è giusto avere. Cioè dobbiamo essere preoccupati per le cose giuste, dunque c'è un aspetto della preoccupazione che sia giusta. Paul says it so well in 11:28. Paolo lo esprime così bene in Seconda Corinzi 11, versetto 28. Paul's talking about this daily pressures of concern for all the churches. He had a concern for all the churches. Seconda Corinzi 11, 28. Paolo parla della sua preoccupazione quotidiana per tutte le chiese. Si preoccupava per le chiese. I have a concern for all of the flock that God has given me to shepherd, and I can't be with them. Io sono preoccupato come pastore per tutta la mia chiesa, i membri del mio gregge, del quale in questo momento io non posso raggiungere fisicamente. Ed è la stessa cosa che sta succedendo per voi sicuramente. Avete una preoccupazione per i membri della vostra chiesa che in questo momento non potete raggiungere fisicamente. Ma in questo momento la priorità più importante, diciamo, è di affidarci alla provvidenza di Dio per capire, per comprendere perché ha portato avanti questa nuova situazione, se vogliamo. Attraverso tutta la nostra circostanza, Dio
il Signore comunque ci chiama sempre ad essere responsabili, responsabili per la nostra testimonianza cristiana, nel nostro cammino in Cristo. See, when I worry or I have fear, that assumes that I have some kind of control over the outcome of the situation. Vedete, quando io temo o quando io ho una preoccupazione o paura, questo vuol dire che io cerco di avere controllo sulla situazione. See, I look at it this way, it's like a coin. One side of the coin is worry, the other side's control, and I have that desire to control the situation, so I'm gonna spend it on that control. Vedete, come una moneta con due facce della medaglia. Da una parte della medaglia o della moneta c'è la preoccupazione, la mia preoccupazione. Dall'altra parte c'è il mio desiderio di controllare la situazione. La preoccupazione e il controllo mio sono legati, fanno parte della stessa moneta. Guardiamo insieme Luca capitolo 12. Worry and anxiety are not for us as believers. Vedremo come Gesù stesso ci insegna il motivo per il quale l'ansia e la preoccupazione non appartengono a noi, non sono per noi come credenti. Non guarderemo tutto il passo, ma voglio solo sottolineare delle cose importanti. Luke chapter 12. Verse 31, it says, but seek his kingdom, and these things will be added to you. Luca capitolo 12, versetto 31, cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. In a sense he's saying, do not be afraid, little flock. God the Father is taking care of you. And we need to make sure that we're doing his kingdom work first. In altre parole, Gesù dice ai credenti, o possiamo dire membri del suo gregge, non vi preoccupate, il Padre si occupa di voi. La vostra priorità non è la preoccupazione, ma di fare la sua volontà, di servire il suo regno. Folks, when it comes to worry, it's something that is about you and your priorities, never about the anxiety. La preoccupazione, possiamo dire, lungo questa scia, sottolinea anche le nostre priorità. Per quanto riguarda la nostra preoccupazione, ciò che indirizza la nostra preoccupazione è dove è il nostro cuore, dove sono le nostre priorità. Non è la preoccupazione stessa il problema, sono le nostre priorità. Jesus gives the answer in verse 32 there in Luke, and he says this, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Vedete come Gesù risponde alla preoccupazione, nel riprendere la preoccupazione, al versetto 32, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. As a believer in the Lord Jesus Christ, I know I do not deserve the kingdom of God. I know I don't deserve that. Come credente nel Signore Gesù Cristo, naturalmente, io so che io non merito il regno di Dio. Io non merito. Ha già dato il regno a me. Dunque, qualunque altra cosa che io possa ricevere, che sia bene o male, è già tanto. E già grazia. What Jesus is doing here with the folks that he's speaking to is saying, do not be preoccupied with the things of this world. E perciò Gesù sottolinea proprio le preoccupazioni di questo mondo. Dice a coloro a cui sta parlando, non siate preoccupati per le cose di questo mondo. Now, folks, at the same time, I understand that there's suffering that's going on in the world. There's loss of friends and of relatives and all kinds of things. But we still, at the same time, need to be understanding we're in His kingdom. Allo stesso tempo, non vogliamo essere poco sensibili. Riconosciamo che c'è molta sofferenza intorno a noi, soprattutto in questo periodo. Persone perdono cari. C'è, ripeto, molta sofferenza. Dall'altro canto,
si tratta di ritornare alle nostre priorità. You see that the temptation today is a grave temptation, is that I allow this virus or the economy or world instability to take control of my heart. Vedete, la tentazione oggi, ed è una grandissima tentazione, è che io permetta il virus o l'economia o tutt'altro, permetto a queste cose di prendere possesso. Responsabilità che abbiamo noi in questo momento di combattere proprio dal proprio cuore, di combattere nel cuore affinché prendiamo se possiamo. No. E perciò per proseguire, avendo fatto questa introduzione riguardo la paura collegata all'ansia e le preoccupazioni, voglio adesso darci un piano di battaglia, possiamo dire, per responsabilizzarci davanti al Signore. Perciò vi chiedo di guardare Filippesi 4. Filippesi 4, versetti da 4 a 9, e noi passeremo il resto della nostra serata, del nostro incontro, su questo passo. And so that the first step for us to minister to our own heart, to make sure that we're in the right place in our thinking, is in verse 4, and it says there, rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Dunque, il primo passo per aiutare noi stessi, nel senso svolgere un ministero di cura e consulenza sul nostro proprio cuore e poi gli altri, e inizia proprio al versetto 4. Notate la gioia, il rallegrarsi. The first step in combating anxiety and producing an anxiety-free life is having the right kind of praise. I need to have God. Il primo passo, se vogliamo, nel combattere l'ansia ed avere una vita, se possiamo, senza ansia, è di concentrarsi sulla lode, di fare la lode la nostra priorità e soprattutto la lode a Dio, ringraziare, rallegrarci. Notate l'imperativo al versetto 4, è un ordine. Rallegratevi quando sempre. A proposito, l'imperativo è al tempo presente, che vuol dire che io devo sempre rallegrarmi continuamente. It is something that is habitually to be practiced by the Christian. This joy, this rejoicing at all times. È un'abitudine, una vita secondo l'abitudine del rallegrarsi esercitato dal credente, sempre. But you say, yeah, but Pastor, you don't know what I have gone through in the last 2 months. Tu puoi rispondermi stasera, ma mio caro pastore, tu non sai le sofferenze e le tribolazioni che ho affrontato io in questi ultimi 2 mesi. No, I don't. I don't have a clue what anybody has gone through for the last 2 months, but I do know this. That's a command, and I need to continue to rejoice, and I don't think it's putting on that happy face. No, io infatti non conosco assolutamente i travagli che tu hai sperimentato negli ultimi 2 mesi, ognuno di voi. Ma io conosco ciò che dice il passo, e lì è un ordine di rallegrarsi. Conosco la mia responsabilità davanti al Signore e non credo che questo intenda proprio indossare degli occhiali, possiamo dire, che vediamo tutto rose e fiori. Non credo che sia superficiale l'intento qui. The way I see it is that my rejoicing is not so much in my circumstances.
circumstance, but it's my rejoicing in God. Il modo in cui definiamo questo rallegrarsi non è nelle nostre circostanze, ma naturalmente io posso rallegrarmi perché l'indirizzo è Dio, mi rallegro nel Signore. You see, the kind of joy that we have as believers is so different than the world. Vedete, la gioia che noi possediamo come credenti è così diversa dal mondo. Christian joy is not temporary. The joy of the world is temporary. La gioia dei credenti cristiana non è temporanea. La gioia del mondo, sappiamo, è temporanea. They just want to be happy. They have no clue about understanding that God is about doing his work. I non credenti vogliono solo sperimentare la felicità, vogliono essere contenti, non hanno nessuna consapevolezza che Dio è all'opera e che loro dovrebbero riconoscere quest'opera. Loro vogliono essere solo felici, punto. I love the way James puts it. He says this: consider it all joy, my brother, when you encounter various trials. Io amo tanto, a me piace tanto il modo in cui Giacomo lo esprime. Sappiamo, Giacomo dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Why do we have trials? And James even tells us it's to produce endurance. It's supposed to be bringing about perfection and making us complete. Perché abbiamo prove? Non ci dovrebbe sorprendere, Giacomo ce lo insegna, è per produrre in noi una maturità, per portarci a un perfezionamento. Friends, one's circumstances are not to control one's joy. Cari amici, le circostanze, lo sappiamo, non devono controllare la nostra gioia. The reason that we as believers have joy is because of the supreme God who has already accomplished everything for his glory and our good. Il motivo che noi come credenti abbiamo la gioia è perché il nostro grande Dio in Cristo ha compiuto compiuto quella gioia che è la gioia suprema che deriva da lui, basata sul suo sacrificio, possiamo dire, e appartiene a noi per fede. Joy is one of the fruit of the Spirit, and that's a supernatural consequence of contentment in Christ. La gioia deriva dal frutto dello Spirito e questo deriva dall'essere contenti, dono sovrannaturale che deriva soltanto in Cristo. Joy is a measurement of the believer's trust in the Word of God and God of the Word. La gioia misura, possiamo dire, è un termometro che esprime misura la fiducia che il credente ha nel Signore e nella parola del Signore. In a sense, it brings about a dependence on God in everything. In un certo senso, la gioia ci porta e deriva da una dipendenza nostra, dipendenza da Dio, da Cristo, in ogni cosa, in ogni momento. I love what Paul says in 2 Corinthians chapter 4. A me piace tanto quello che dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 4. 2 Corinzi 4. John, would you read it? 7 through 10, verses 7 through 10 in 2 Corinthians 4. Seconda Corinzi capitolo 4, versetti da 7 a 10. Da 7 a 10. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. What an incredible passage there where Paul is trusting in God and what he's doing in his life. E che passo incredibile. Paolo si esprime nel modo in cui pone davanti a tutti noi la sua fiducia nel Signore e quello che il Signore sta compiendo nella sua vita. These are things that we will never experience, but we can see that
E queste sono cose che noi non sperimenteremo mai, ma vediamo attraverso le tribolazioni di Paolo sempre il punto: Dio è in controllo. Let me just give you one little picture of Paul in Acts chapter 16 and what he went through. Voglio soltanto illustrare sempre di più la vita di Paolo, un piccolo ritratto in Atti capitolo 16, parte della sua esperienza. Acts 16, verse 22 and through 24. Atti 16, versetti da 22 a 24. Atti 16, versetti da 22 a 24. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione e comandato al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Il contesto qui è proprio Paolo e la sua esperienza a Filippi, sta portando il Vangelo ai Filippi e in questa esperienza lui viene percosso e viene messo in carcere. Notate la sua risposta al versetto 25. Wait a minute, they're praying and singing praises to God as they were prisoners? I can't understand that. Aspetta, guardate il versetto 25, mi stai dicendo che attraverso tutta questa violenza fatta a lui, a loro, i suoi collaboratori, Paolo loda il Signore a mezzanotte in carcere, lui sta lodando e rallegrandosi nel Signore? Paul is not a god or anything, he was just a man, and this is his response to being beaten, that he's singing praises to God. Paolo non era un dio, lo sappiamo, era un uomo come noi. E notate la sua risposta alla violenza subita, violenza peggio di qualsiasi violenza che possiamo ricevere noi. Here they are in the midst of this stinking jail, and they're taking time out to thank God and praises and hymns. Eccoli in mezzo a questo carcere, condizioni proprio disumane, e tuttavia stanno ringraziando il Signore attraverso inni e cantici. So back to Philippians, where Paul is saying to them, rejoice always, and again I say rejoice. E perciò da questa illustrazione vediamo che Paolo vive quello che dice. Tornando in Filippesi dunque, notate come Paolo di nuovo al versetto 4 di Filippesi 4 dichiara: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Rejoicing needs to be the constant overflow from our heart. L'allegria, il rallegrarsi, deve essere ciò che trabocca continuamente dal nostro cuore. Now please note that just in case we didn't get it, Paul says it twice in the same verse. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. He's making sure that he hammers that point home. Voglio che notiate, nel caso che dovessimo non dovessimo notarlo, Paolo sottolinea l'ordine ben due volte: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Il punto centrale del versetto, del suo messaggio, se vogliamo. As most pastors say at this point, there's so much more I can say about this, but let's move on so we can get the message done. Come molti pastori dicono a questo punto, ci sarebbe tanto qui da scavare e approfondire, ma devo andare avanti per continuare lo studio stasera. And he goes on, he says this, let your gentle spirit be known to all, the Lord is near. Notate, lui prosegue poi al versetto 5 nel dire, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. In the midst of this situation that they have, they are to exhibit gentleness in their rejoicing.
Notate altre caratteristiche, se vogliamo, che Paolo aggiunge alla loro allegria o al loro rallegrarsi. Loro devono comportarsi secondo una gentilezza gli uni verso gli altri, una mansuetudine. Nel mezzo della loro gioia, mentre si stanno esprimendo così, devono anche comportarsi secondo un comportamento di gentilezza, se vogliamo. When we demand, that takes away the joy from anything that we receive. Quando noi pretendiamo e abbiamo un comportamento di pretesa, la pretesa soffoca la gioia, rimuove proprio la gioia che noi possiamo possedere o sperimentare. The gentle person here that Paul is speaking of does not demand his rights or whatever. He looks out for others. Notate, la persona mansueta, sottolineato qui da Paolo, è una persona che non pretende diritti, ma invece cerca di proteggere o si dà da fare per i diritti degli altri, se vogliamo. This person has patient steadfastness, submitting himself to maybe even injustice, because he knows this is what God wants him to go through. La gioia è collegata alla mansuetudine. Questa persona ha una pazienza, secondo la definizione della mansuetudine, perseveranza, anche sottomettendosi o subisce ingiustizie, secondo la sua, ed essendo mansueto. Starting in verse 10, Paul will speak about contentment, but that's basically what he's hinting at here. There needs to be a sense of contentment. Al versetto 10, più avanti, Paolo inizierà a parlare della gioia a livello di essere contenti, soddisfatti. E dunque lui parlerà al versetto 10, però già al versetto 5 incomincia ad anticipare che cos'è la contentezza, se vogliamo. And the reason for that contentment is right here in that verse 5, and it's this: the Lord is near. Notate il motivo, in sostanza, per l'uomo contento e soddisfatto è proprio al versetto 5, alla fine del versetto: il Signore è vicino. Every morning I wake up, I say, well, it's one more day closer to the Lord returning. Ogni mattina io mi sveglio e dico: un altro giorno vicino al ritorno del Signore. But I don't think it's just the Lord returning. I also think that Paul is expressing the idea that the Lord is near because he's with us. Io non credo soltanto che il versetto sottolinei il ritorno del Signore, ma credo che c'è anche un aspetto che fa riferimento alla vicinanza del Signore a noi. Lui è vicino, lui è presente. Jesus even said this in Matthew 28:20. He says, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Matteo sottolinea nel grande mandato, sapete, Gesù dice al capitolo 28, versetti da 18 a 20, io sono sempre con voi, ecco, io sarò sempre con voi, fino alla fine dell'età presente. No matter what trial you're going through, no matter what situation you're going through, I am with you. Nonostante la prova, nonostante le circostanze, nonostante quello che tu personalmente stia affrontando, io sono con te. Psalm 145, verse 18 says, the Lord is near to all who call upon him. Il Salmo 145, versetto 18, dice che il Signore è vicino a tutti quelli che lo chiamano, lo invocano. He's eschatologically near us, and he's also near us in his presence. Possiamo dire che lui è vicino a noi a livello escatologico, fine dei tempi, e lui è vicino a noi a livello di presenza, oggi, attualmente. And so I encourage people, and I counsel with a lot of people who have different anxieties that they need to call upon the Lord. He's there. He'll give you that inner peace. E questo è l'incoraggiamento che io do alle persone con cui io ho l'opportunità di curare consulenza. Durante il momento della tribolazione, chiama e invoca il Signore. Lui è vicino.
See, that's the right kind of praise. Now, in verses 6 and 7, we have the second step, which is the right kind of prayer. Notate, tutta questa parte fa parte della lode. La lode, il rallegrarsi continuamente con il comportamento, secondo il comportamento mansueto, e poi l'essere contenti, invocare il Signore. Poi passiamo nei versetti da 6 a 7 per vedere la preghiera che consegue il rallegrarsi, i versetti da 6 a 7. Go ahead. The second step, handling this anxiety, is in verse 6, says, be anxious for nothing. Notate il versetto 6, non angustiatevi di nulla. How do you say nothing in Italian? Nulla. Nulla, okay. I said niet over here in my notes because I was saying this in Russia. Come si dice nulla in italiano? Nei miei appunti ho la parola in russo perché ho insegnato questo materiale in Russia. So, Paul is also doing the same thing and giving them a present imperative meaning, stop worrying completely all the time. Notate il versetto 6, è di nuovo un ordine imperativo al tempo presente. Paolo dice, non siate in ansia, non siate sempre in ansia, non continuate ad essere in ansia o angustiarvi. Now my wife's answer to that is I have the right as a grandmother to be worried about the grandkids. Mia moglie come nonna dice ma io ho il diritto come nonna di angustiarmi per i miei nipotini. And I say be worried but have your hand open and let the Lord do what he wants to do because he's in charge of them. Io dico puoi essere in ansia per quel motivo, ma ricordati di tenere leggermente quell'ansia, nel senso di permettere al Signore di compiere la sua volontà in quella circostanza e anche in mezzo alla tua ansia. Now notice how Paul mixes 100% words here. He says, be anxious for nothing, but by everything in prayer and supplication, you should make a request known. So he uses 100% word of putting it off, nothing, Notate la pienezza delle parole di Paolo, sempre al versetto 6, dice non angustatevi di nulla, perciò mai angustiarsi, mai avere ansia, e poi prosegue nel dire contrasto, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche. Vedete, l'altra parte di questo quadro è la pienezza nel pregare, l'essere assoluto nel non angustiarsi e l'essere assoluto e pienamente intento nel pregare e nel chiedere a Dio. You know, I think when we became Christians, we came to Christ, we didn't understand exactly what it meant to pick up our cross daily. To deny ourselves and to give ourselves to Christ. Io credo quando ognuno di noi è diventato credente, siamo stati salvati da Cristo, non avevamo un quadro completo del significato, cioè di prendere, di morire a se stessi e prendere la croce del Signore e seguirlo. When we came to Christ, it meant 100% of all that we are is now for Him. La nostra conversione, la conversione può essere considerata così, e venire a Cristo, essere salvati da Cristo, vuol dire 100%, se vogliamo, tutto a Cristo, non più a noi stessi. You see, when I have an undue amount of anxiety over something, it shows that I don't have confidence in God. Di nuovo, quando l'ansia tende a sopraffarmi, ad essere predominante nella mia vita, dimostra sempre di più, misura o termometro, che non ho fiducia nel Signore, ma più fiducia in me. See, after telling them to be anxious about nothing, Paul tells them now to but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Thank him for the trial.
non angustiatevi di nulla, perciò dice Paolo, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Accompagnate da ringraziamenti? Sì, ringrazialo per la prova, ringrazialo per il tuo travaglio. And I'm saying, okay, Lord, I'm giving thanks, but I have no idea why. Tornando dall'Ucraina, poco fa, nel mese di gennaio, ero all'aeroporto in ansia e mi ricordavo proprio questi passi, volendo rallegrarmi nel Signore, c'era una parte in me che si chiedeva, Signore, ti sto ringraziando, ma non so perché. And in the beginning I didn't have that thanksgiving for the trial. Thank you, Lord, for bringing me home, my wife's in the hospital. Ovviamente nel momento della tempesta riconosco che non avevo la gratitudine per la prova. Cioè, mia moglie è ammalata in America. Non so cosa sta succedendo, devo tornare. Non sapevo tutti i fatti, dopodiché. E perciò quello che ha aiutato a me in quel momento lì, all'aeroporto in Ucraina, dovevo aspettare 12 ore per il prossimo volo, ho pregato proprio che il Signore potesse permettermi di abbracciare la prova, la voglio, è mia, ti ringrazio per questa prova. E come puoi, pensateci, come possiamo ringraziare il Signore per un figlio ammalato, per una moglie che si è ammalata, per situazioni molto pesanti, come possiamo ringraziare il Signore? Per tutti noi in questo momento siamo tutti sugli schermi, come possiamo ringraziare il Signore per il coronavirus COVID-19? Vi posso dare un avvertimento qui? La mancanza di ringraziamento nella vita cristiana è il primo passo all'idolatria. Thanksgiving says, I am dependent upon the Creator. Il ringraziamento dichiara, io dipendo dal Creatore. And frankly, if we say thanksgiving to everything, then we recognize God as our gift. E francamente, se noi ringraziamo il Signore per ogni cosa, noi riconosciamo che il Signore è il nostro dono. È un grandissimo riconoscimento per l'opera di Dio, per la provvidenza di Dio, per tutto quello che il Signore sta compiendo, e noi siamo consapevoli di questo, grazie a Lui. One particular commentator said, worry or anxiety is the late symptom of practical atheism. Un commentatore dice che l'ansia, le preoccupazioni sono esprimono proprio un cuore, un pensiero ateo. And I think we could all agree to this, that this whole situation that we're going through right now is I believe a response to God saying, you're not self-sufficient, you need me. Io credo che noi tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che la prova che noi stiamo affrontando, che il mondo sta affrontando in questo momento, è da parte di Dio un messaggio, se vogliamo, una verità che dica, voi non siete autosufficienti, avete bisogno di me. And the thanksgiving that we're giving here is a response to God entering into our lives, bringing us to maturity as a believer. E il ringraziamento per il quale stiamo ringraziando il Signore, anche quello che deriva dal nostro passo, è proprio quel ringraziamento che Dio è entrato nella nostra vita e per sua grazia in Cristo ci sta portando alla maturità. Second Corinthians 4:15. Mi fa pensare a Seconda Corinzi
4, capitolo 4, versetto 15. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 15. Io credo che sia molto appropriato per il tempo che stiamo vivendo, un tempo come questo. Tutto ciò, infatti, avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. I see that the word of God is going out into so many corners of this world like it's never gone out before. Io vedo che la parola di Dio si sta diffondendo in tantissimi luoghi del mondo mai prima, come mai prima. Now, I have a friend who had people in his church in Europe, and he put his message online. He's got 3,000, 4,000 people listening to him. Io ho un amico in Europa e forse esperienza vostra, ma ha messo i suoi messaggi sono adesso registrati online e ci sono 3.000, 4.000 persone che stanno ascoltando. And so I even think at this point that the church in America, the church in the world, needs to start praying specifically for the gospel to enter into our countries. Io credo ancora di più che la Chiesa, sia negli Stati Uniti che in Europa, debba pregare con più fervore che questo momento, che il Signore usi questo momento per diffondere il Vangelo sempre di più. It says, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. We should be on our knees more because of the situation, thanking God for the situation, that the gospel would go forward. Paolo dice di nuovo in Filippesi 4, con richieste, le vostre richieste, preghiere e suppliche, dovremmo inginocchiarci più spesso e regolarmente per ringraziare Dio per il nostro tempo, affinché il Vangelo possa scorrere ed echeggiare di più. Now, folks, I know even in the midst of that encouragement to do those things, there's still pain and there's still suffering. Ora io capisco che mentre vi sto comunicando queste verità, non toglie, c'è sempre la sofferenza, il timore delle circostanze attuali. But to know that God is about doing his business and that he has a purpose in all of this should encourage our hearts. Ma la consapevolezza, secondo la verità, che Dio è all'opera e sta usando tutto ciò per incoraggiare i nostri cuori e rafforzare la sua Chiesa e diffondere il suo Vangelo, dovrebbe aiutarci a superare qualsiasi timore. Here's the result of that kind of praying. See in verse 7. Ecco il risultato di una preghiera del genere, la vediamo al versetto 7, Filippesi 4, e la pace di Dio. The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. E la pace di Dio, che supererà ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Having a real peace about what's going on today is unknown in this world. So many people are worried and concerned and frightened. Possedere e manifestare una vera pace per quanto riguarda o quanto sta succedendo oggi è incredibile, è una testimonianza di per sé stessa, possiamo dire, in mezzo a tante persone che hanno tanta paura. God gives peace to the soul through their supplications and their thanksgiving. Notate, la pace in questo contesto deriva dalle preghiere e le suppliche. In altre parole, le preghiere e le suppliche sono cibo per la pace nell'anima nostra. I visited this man in the hospital. He was having a very serious operation, and I was there just before the doctor was taking him out, and the doctor asked him, are you afraid? Io ho visitato un uomo all'ospedale ultimamente che stava per affrontare un grande intervento ed ero presente quando il medico, mentre lo stavano trasportando nella sala operatoria, gli ha chiesto, hai paura?
E lui ha detto, no, io non ho paura, ho un grandissimo medico. E il medico ha detto, ma guarda che io non sono così bravo. E lui ha risposto, non sto parlando di te. He had the physician of all physicians. E lui aveva, possedeva il chirurgico, il medico dei medici, per via d'eccellenza. And so do we. E anche noi. The peace that we have here is a believer, a true believer, that's one who's praying that God gives them that peace. E la pace di nuovo in Filippesi 4 deriva da una pace che proviene da un cuore credente, il credente che prega e come abbiamo detto, rafforza questa pace che già possiede. And if we leave it up to ourselves, our own reasoning, it's going to bring about doubt, and it's going to bring about anxiety, and it's going to get us into trouble. Ed è una pace collegata, possiamo dire, segue il pacchetto dell'allegria, della mansuetudine, dell'essere contenti e dalle preghiere e le suppliche. La pace nostra, a livello individuale e carnale, porta soltanto a dubbi e a paure. This result of peace here that we're talking about, comes at a heart that is believing in God. E questa pace proviene soltanto da un cuore credente, un cuore che crede nel Signore Gesù Cristo. And I look what Paul says there, it's above comprehension, but it says we'll guard your hearts, that your emotion and your mind, your thinking in Christ Jesus. Notate come Paolo elabora questa pace sempre di più. È una pace che supera ogni intelligenza, in altre parole non la comprendiamo a livello umano, eppure ha altri attributi questa pace. È una pace che custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. And so Paul is speaking here very specifically that he's going to have your heart and your mind taken care of, and he uses a word that's speaking of the Praetorian Guard that's going to be around your heart and your mind. E notate la terminologia, Paolo parla di custodire, è una parola dell'antica Roma, del pretorio, del soldato romano, se vogliamo. This is how we battle against the temptation to bring about anxiety. The right kind of praise, the right kind of prayer. Ecco la battaglia contro l'ansia per il credente. La lode giusta e la preghiera giusta, se vogliamo. And the third step in this temptation that we may have to anxiety is the right kind of preoccupation. We see that in verse 8. Guardate, il terzo passo per la nostra battaglia al versetto 8. La lode, come abbiamo visto, versetti da 4 a 5, 6 a 7, la preghiera. E in ultimo, al versetto 8, vediamo la preoccupazione giusta. I'm guessing you read verse 8 there. No, I haven't yet. Versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui e qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. You see, folks, it's not about our feelings, it's about our thinking. Vedete, fratelli, non dipende dai nostri sentimenti, dipende da quello che pensiamo, il nostro modo di pensare. Often we allow our feelings to drive what we do rather than our thinking. Spesso permettiamo che i sentimenti guidino i nostri pensieri, invece dovrebbe essere l'inverso. We often hear Paul talk about the thought life. You take every thought captive to the obedience of Christ. Spesso Paolo, anche nelle sue lettere, parla della nostra mente, dei nostri pensieri, cioè di far sì che ogni pensiero sia preso in ostaggio, se vogliamo, secondo Cristo. Seconda Corinzi 10. Right kind of thoughts that are being sent to the heart and to the mind.
una parte perciò di combattere la paura e l'ansia e di poter far sì che la mente riceva i pensieri giusti, le verità giuste o la verità, se se vogliamo. We could go through each of the words that are here, whatever is true, that is that's true in character, completely we need to be thinking about. Possiamo sondare ogni parola qui, ogni espressione, tutte le cose vere, vere in senso di carattere, cose che hanno sostanza e hanno virtù, possiamo dire. Queste cose devono essere oggetto dei nostri pensieri. How much time do we have, Johnny? We're going till 8:30. You've got about another 20 minutes. Okay, let's go to Psalm 119. Salmo 119. I didn't know if I had enough time to do this, but Psalm 119, I think, is appropriate here. Credo che sia appropriato considerare il Salmo 19 qui. 119, scusate. Verse 142. Salmo 119, versetto 142. Would you like me to read it? Your righteousness is an everlasting righteousness. Your law is truth. La tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. And look in 151, it says, you are near, O Lord, and all your commandments are true. Guardate il versetto 151, dice, tu sei vicino, Signore, tutti i tuoi comandamenti sono verità. And verse 160, it says, the sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances is everlasting. E il versetto 160, la somma delle tue parole e della tua parola è verità, tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. At a time like this is when we need to be feeding our heart truth. We need to be speaking truth into our heart. Soprattutto in un tempo come questo abbiamo bisogno di ricordarci le verità, cioè di ricordare al nostro cuore, dunque meditare queste verità. Whenever I counsel with folks with regards to anxiety or fear or those kinds of things, I give them verses to begin to memorize. In qualsiasi momento che io svolgo la mia consulenza o cura pastorale con persone che soffrono di paura, di ansia, in modo particolare, io gli do dei versetti da memorizzare regolarmente. Each of heart and mind with the right kind of thinking. Nel momento davanti all'ansia, il mio cuore, la mia mente ha continuamente necessità di ripetere la verità. Paul said a little bit differently in Ephesians chapter 6, he says, gird your loins with truth. In Efesini capitolo 6, Paolo lo esprime in maniera diversa, dice, custodite, verse 14. Efesini 6, versetto 14, Paolo dice, siate dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Thank you. So, whatever is honorable is the next one. It's not only what is true, but what is honorable or honest. E perciò Paolo prosegue, non solo tutte le cose vere, Filippesi 4, tornando a Filippesi 4, ma tutte le cose onorevoli. So, remember, you're putting these kinds of things into your mind, those things that are good, and that which is worthy of e di nuovo c'è una sostituzione, ricordatevi, mentre memorizziamo questi passi, questa verità, la nostra, inseriamo, se vogliamo, queste verità nella nostra mente. Però capite il punto, il senso, la nostra preoccupazione, c'è una preoccupazione giusta, se vogliamo, la nostra preoccupazione giusta deve concentrarsi su queste verità. Our thoughts should guide us to, in scripture, to scripture,
and then we should be able to counsel our hearts from what we see in scripture. I nostri pensieri devono guidarci alla scrittura e noi, i nostri pensieri devono guidarci alla scrittura e noi dobbiamo dopodiché istruire i nostri cuori attraverso questi pensieri. Revelation 15:3 says this: great and marvelous are your works, O Lord God, the Almighty. Righteous and true are your ways. Apocalisse capitolo 15, versetto 3, potete ascoltare. Apocalisse capitolo 15, versetto 3, dice: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritiere sono tutte, sono le tue vie, o Re delle nazioni. Paul goes on in Philippians 4 and he says, whatever is pure, whatever is of good repute. Paolo prosegue in Filippesi 4 e dice: tutte le cose pure, tutte le cose amabili. You can see, friends, what he's done is he keeps mounting up new things, one on top of the other, on top of the other. That's where our thinking needs to go. Notate la montagna, se vogliamo, che Paolo sta costruendo secondo le verità che devono dominare i nostri pensieri. Dobbiamo progredire sempre di più con la mente a meditare le verità più profonde. You see, the preoccupation of our imaginations need to lead us to goodness, not to sinfulness. La nostra immaginazione deve condurci alla giustizia, non alla peccaminosità. And each and every one of us are responsible for what we're thinking. Ed è molto interessante qui che Paolo, parlando a livello di imperativi, responsabilizza ognuno di noi. Ognuno di noi è responsabile per i propri pensieri, per la propria mente. All of that leads to the fourth step in trying to control our thinking and control our hearts, and that is in handling this anxiety is the right kind of practice. E in ultimo, il passo prosegue nel arrivare a proprio l'esercizio giusto, se vogliamo, da tutta questa verità che deve permeare e penetrare i nostri cuori, le nostre menti. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Paolo dice le cose, verseto 9, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Notate la grandissima promessa davanti a noi, il Dio della pace sarà con voi. E Paolo lo dice dunque due volte in questo passo. And the way to do that is the right kind of practice, and that means you have to keep doing it over and over and over and over again. Il modo di combattere l'ansia, se vogliamo, è, secondo il versetto 9, ripetere tutti i passi che abbiamo visto dal versetto 4, continuare regolarmente ad esercitarci secondo questo comportamento. The last time I was there, I met some good soccer players. They weren't born knowing how to play soccer. L'ultima volta che io ero in Italia ho conosciuto dei bravissimi calciatori credenti a Messina. Loro non hanno imparato, non è un dono naturale, se vogliamo, giocare il calcio. Devono esercitarsi ripetutamente come un atleta. Playing over and over and over again. Whatever we do, if we keep practicing it, we'll get better at it. La scrittura ci chiama ad esercitarci ripetutamente, più ci esercitiamo, più miglioriamo, se vogliamo, nella nostra santificazione. Paul in 1 Corinthians 11:1 said, be imitators of me as I am of Christ. Paolo dice in 1 Corinzi 11:1, siate miei imitatori come io sono imitatore di Cristo.
The word learned here is the word for disciple. Notate al versetto 9 di Filippesi 4 di 9, di nuovo, la parola, il termine imparare e il termine per discepolo, il significato. The disciple is to be a learner, and the people there in Philippi were learners from Paul. They had oral instruction from him. Il discepolo in verità è qualcuno che continuamente impara, ed è proprio l'esempio dei filippesi stessi nella loro esperienza con Paolo. As we look back at the Acts 16 passage, Paul was not only one who spoke the truth, but he lived the truth and showed them how to handle themselves in a time of trouble. E vediamo di nuovo come, ricordandoci del nostro passo dell'illustrazione in Atti 16, Paolo insegna i filippesi non soltanto attraverso parole di verità, ma i filippesi sanno che lui ha vissuto quella stessa verità in tempi difficili. So Paul not only taught them, they learned it from him, they received it and they heard it, e perciò i filippesi ricevono l'istruzione da Paolo e vedono l'esperienza, la vita vissuta di Paolo attraverso le sue stesse prove. And that's the same thing with elders in the church. They are to lead exemplary lives for people to follow. Possiamo dire proprio gli anziani a livello di anzianato di chiesa. Se volessimo dare un esempio più pratico, gli anziani nella Chiesa sono chiamati ad essere questi esempi, a vivere questa verità. E notate la progressione del passo. La progressione del passo, notate la progressione, ci porta a riconoscere che la meta è la pace di Dio, la pace con Dio, ed è ciò che testimonia al mondo che Cristo è in noi. And he says in Romans 12 to peace with all men. O poi possiamo dire, sottolinea anche in Romani 12, per quanto dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini, collegamento con la pace. My friends, let me encourage you. Cari amici, vi voglio incoraggiare. Everyone is going through this situation. Tutti, ognuno di noi sta affrontando la situazione, la prova attuale. I drove into the office today and usually takes me 15 minutes. I made it here in 6 minutes because there's no traffic, there's nobody on the street. Io sono arrivato in ufficio oggi, di solito ci vogliono 15 minuti. Oggi l'ho fatto in 6 minuti perché non c'è nessuno in giro. Everybody is wearing a mask and everybody's staying in their homes. Tutti indossano una mascherina o se no stanno a casa. But God's going to get us past this. Ma Dio ci porterà a superare questa prova. Or he's going to take us. O altrimenti ci porterà a casa. I pray for that, because then we all go together. Io prego per questo, perché in quel momento andremo tutti insieme. E poi potrò parlare l'italiano a mia moglie, che è di origine italiana.